Ciao ragazzi, io sono Francesco Saviano di 3D Skill Lab. Oggi vedremo come modellare questa simpatica pianta con il vaso con Blender. L'idea mi è venuta guardando uno dei tutorial del bravissimo Chris Plush di CG Master. Se non lo conoscete, andate a visitare il suo sito web presente nella descrizione di questo video. Apriamo Blender, selezioniamo tutto con il tasto A e cancelliamo con X. Spostiamoci nella vista frontale e iniziamo a modellare il nostro vaso inserendo un cilindro. Shift A, Mesh, Cilindro. Spostiamolo un po' più sopra. Quindi entriamo in Edit Mode con il tasto Tab e con il tasto 3 entriamo nella modalità Selezione faccia. Per selezionare così la faccia di sotto del cilindro e scalarla. Entriamo nella vista frontale con 1 e scaliamo con S, in questo modo. Poi, sempre in Edit Mode, selezioniamo la faccia di sopra e cancelliamola con il tasto X. Delete Face. A questo punto rientriamo nella modalità Object Mode con il tasto Tab e con il tasto destro del mouse sull'oggetto applichiamo Shade Smooth. Quindi è ora di dare un po' di spessore al nostro vaso e lo possiamo fare grazie al modificatore Solidify. Aggiungiamolo Solidify, spuntiamo Event Thickness e decidiamo lo spessore. Spostiamoci nella scheda Object Data Properties e nella scheda Normals spuntiamo Auto Smooth. A questo punto possiamo aggiungere il modificatore Bevel, impostare a 3 il numero dei segmenti e nella scheda Shading spuntare Hard and Normals e selezionare la quantità di bevel. Se vogliamo, possiamo anche aggiungere un modificatore Subdivision Surface. Ora creiamo il terreno. Per farlo entriamo in Object Mode e applichiamo il modificatore Solidify o selezionandolo qui dalla lista dei modificatori e premendo Ctrl A oppure applicandolo da qui. Selezioniamo l'oggetto ed entriamo in Edit Mode. Una volta entrati in Edit Mode, con Ctrl R mettiamo un Edge Loop qui a questa altezza. Con l'Edge Loop selezionato, duplichiamolo con Shift D, diamo invio e subito dopo separiamolo con il tasto P. Ok, quindi rientriamo in Object Mode, selezioniamo l'Edge Loop. Rientriamo di nuovo in Edit Mode, con il tasto A lo selezioniamo per intero e dobbiamo quindi chiuderlo. Per farlo estrudiamo con E e scaliamo fino a questo punto e chiudiamo con il tasto F. Lo suddividiamo in questo modo, Ctrl R, mettiamo tutta questa serie di edge loop perché ci serviranno dopo quando applicheremo il displacement. Quindi è il momento di creare le foglie. Spostiamoci nella vista frontale e inseriamo un piano. Ruotiamolo su X di 90, scaliamo su X un pochino e spostiamolo sopra. Adesso entriamo in Edit Mode, selezioniamo questo Edge e spostiamolo più sopra. Adesso nella modalità selezione vertici, selezioniamo questi due vertici e li scaliamo su X in modo da avvicinarli di molto. A questo punto inseriamo degli edge loop qui. Ok, e proviamo a dare un po' forma a una foglia in questo modo qui, selezionando questi vertici e scalandoli un po'. Questi in questo modo qui e questi più in basso invece in questo modo. SX, entro in wireframe con Shift Z, S su X. Cerco di seguire un po' meglio il profilo, farlo un po' più lineare.
Ok, mi sembra buona. Adesso gli do un po' di spessore con il, aggiungendo il modificatore Solidify. Prima però applico la scala in Object Mode con oggetto selezionato, CTRL A, applica scala. Quindi aggiungo il modificatore Solidify per dare un po' di spessore. Questo spessore penso che vada bene, e poi applico anche un subdivision surface. Ok, applico il solidify e qui magari metto un paio di edge loop in questo modo qui. Ok, perfetto. Adesso mi sposto nella vista laterale e voglio praticamente inclinare un po' la foglia, e lo farò attraverso l'uso del proportional editing. Vado a selezionare queste facce praticamente qui sopra, 1, 2 e 3, e dopodiché attivo il proportional editing e scelgo il fall off sharp. Con GY a questo punto inclinerò la foglia e vedete questo cerchio, quest'area definita da questo cerchio, che posso ingrandire o rimpicciolire attraverso la rotellina del mouse, mi va a definire fino a dove la modifica della mesh avverrà. Vedete, ora con il tasto destro applico lo Shade Smooth e qui, entrando in Edit Mode, metto un Edge Loop. Ok, e adesso quello che bisognerà fare semplicemente è duplicare e ruotare le foglie intorno al vaso e fare delle piccole variazioni di esse. Prima di fare questo però assicuriamoci di spostare il 3D cursor al centro del vaso. Se non è al centro possiamo selezionare anche il terreno, entrare in Edit Mode, selezionare questa faccia e con Shift S dirgli Cursor to Selected. Poi selezioniamo la foglia con Shift D e la ruotiamo su Z. Scusate, però deve ruotare intorno al 3D cursor che abbiamo appena spostato al centro, quindi da qui andrò a selezionare 3D cursor, quindi Shift D, ruota su Z in questo modo qui, Shift D, ruota su Z in questo modo qui. Voglio scalare un po' le foglie su Z perché mi sembrano troppo piccole rispetto al vaso, quindi le seleziono SZ. Ok, ho selezionato questa, anzi no, ce n'era una duplicata, la cancello, seleziono le foglie, SZ, ok. E niente, quindi adesso farò delle piccole variazioni sulle foglie e ne creerò qualcun'altra. Farò queste variazioni semplicemente spostando dei vertici con il proportional editing attivo, scalando, ruotando un po' le foglie. Ok, perfetto, il risultato mi piace e adesso possiamo procedere applicando i materiali. Creeremo dei semplici materiali quasi stilizzati, uno shader di base PBR per il vaso, un po' lucido, utilizzeremo invece una texture per il terreno e una configurazione di nodi per creare il materiale delle foglie. Ok, iniziamo dalle foglie. Questo è un suggerimento di Chris Plush, molto valido per creare questo materiale della foglia, e quindi se non conoscete Chris Plush, un bravissimo artista, andate a visitare il suo sito CG Master e c'è anche un link per ringraziarlo in descrizione.
Quindi spostiamoci nel workspace shading e selezioniamo una foglia, isoliamola con il tasto slash sul tastierino numerico e creiamo un nuovo materiale, nuovo, e lo chiamiamo material foglia. Ok, ora semplicemente utilizziamo un wave texture in questo modo qua. Selezioniamo vedete praticamente la wave texture fa questo effetto, e per vedere un'anteprima della texture direttamente qui nella 3D viewport basterà premere CTRL SHIFT tasto sinistro sul nodo, però dovete avere attivo l'addon Node Wrangler, che potete abilitarlo molto, in maniera molto semplice andando qui nelle preference addon Node Wrangler, Node Wrangler, eccolo qui. Vi consiglio di abilitarlo se non l'avete già attivo, perché è un addon utile per quanto riguarda cose che si possono fare nel Node Editor. Ok, quindi adesso l'effetto che dobbiamo ricreare è un po' questo, di queste righe fatte diciamo in questo modo qui, e alternare un paio di sfumature di variazioni di verde. Ok, quindi per fare questo aggiustiamo un po' qui, possiamo anche decidere quale sia l'offset, anche più di due righe vanno, penso che vadano bene. Quindi dicevo, per creare queste variazioni di verde ci basterà utilizzare una color ramp, quindi scriviamo qui color ramp, la posizioniamo qui e la agganciamo alla base color, questo lo mettiamo qui, view per cui possiamo anche eliminarlo, e ora qui nella color ramp selezioniamo questo, questa iconcina qui, e andiamo a scegliere il colore, in questo caso scelgo un verde abbastanza scuro, un po' desaturato, e da quest'altra parte seleziono questa iconcina qui, invece del bianco andrò a selezionare un verde sempre un po' desaturato, però in questo modo un pochettino più scuro. Ok, e questo per quanto riguarda la nostra foglia. Sarà, come vi dicevo, un materiale molto basico, semplice, e avrà solo la base color, non ci saranno effetti di bump tramite normal map, non ci sarà roughness, eccetera. Stessa cosa avverrà per il vaso, invece utilizzeremo delle texture PBR, quindi con roughness, normal map e anche del displacement attraverso il modificatore per il terreno, quindi il terreno sarà sicuramente un materiale più interessante. Ok, quindi questo è per quanto riguarda il materiale foglia. Adesso quello che dobbiamo fare è copiare questo materiale a tutte le altre foglie. Per fare questo ci basterà selezionare tutte le foglie, in questo modo qui, e selezionare per ultima, quindi come selezione attiva, questa che possiede il materiale, quindi premere CTRL L, link transfer data, link materia. Ecco qui. Quindi le foglie le abbiamo create. Adesso creiamo il terreno. Selezioniamolo e isoliamolo. Quindi unwrappiamolo al volo. Entriamo in Edit Mode. Selezioniamo tutto con A, U, Unwrap. Ok. E adesso creiamo il nuovo materiale. Matte terreno. E andiamo a scaricare, andiamo a scegliere delle texture qui sul sito Polyhaven. Questo è davvero un sito fantastico che ha delle HDRI davvero fantastiche, come le texture e anche dei modelli 3D. Quindi andiamo qui su Browse Texture e scegliamo un terreno che potrebbe andare bene per un vaso. Per un vaso con una piantina, vediamo un po', cosa così potrebbe andare bene, molto bene, sì. Quindi 4K va bene, download,
Quindi sempre grazie al node Wrangler possiamo selezionare qui con il tasto sinistro del mouse il nodo principal BSDF e premere la combinazione di tasti Ctrl Shift T e in questo modo possiamo selezionare in maniera più semplice e anche più veloce le nostre texture PBR. Ed ecco qui il nostro terreno, diciamo che è un terreno ricoperto da queste pietruzze, però l'effetto penso che possa andare molto bene. E quindi ora quello che volevo fare è aggiungere un modificatore displacement per accentuare l'effetto di bump sulla geometria, e infatti grazie al modificatore displacement viene proprio modificata la mesh. Quindi per fare questo intanto applichiamo, qui c'è il bevel ma possiamo buttarlo, il subdivision surface lo possiamo far rimanere. Quello che possiamo fare qui è aggiungere il modificatore displace, dirgli qui in Add New Texture nuovo, cliccare su questa iconcina qui e scegliere la texture che abbiamo scaricato, in questo caso il displacement. Ok, quindi torniamo qui nel modificatore Displace, abbassiamo la forza 0.05 e praticamente possiamo un po' aumentare, impostiamo a 4 il livello di suddivisioni. Ecco qui il nostro effetto bump attraverso il modificatore displacement e la texture. Ok, scusate, però qui invece di local dobbiamo scegliere UV. Ecco qui. Ok, perfetto. Ok, mi piace l'effetto, ottima la texture, penso che sia scalata anche in maniera corretta, sì. Ok, quindi adesso selezioniamo il vaso e creiamo un materiale davvero molto semplice. New matte vaso, diamo un colore nero, non nero, non nero al 100%, e impostiamo un po' di roughness a questo livello qui, in modo che il vaso appaia un po' riflettente, un po' lucido. Ok, direi di scalare ancora un pochino le foglie. Ok, questo verde mi sembra un po' troppo chiaro, lo vado a modificare da qui. Benissimo, e questa è la nostra simpaticissima pianta in 3D con il vaso. Abbiamo visto come modellare un vaso e una pianta con Blender. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così, lasciate un bel like e se siete nuovi, iscrivetevi al canale. Grazie ragazzi, alla prossima!